Quattro fucilate contro la finestra della sua abitazione di Contrada Torre Rossa, agguato serale nelle campagne della frazione di Tuturano, i danni del 39enne del posto, Tom De Tommasi. Qualcuno, coperto dalle tenebre della sera, ha deciso di dargli un avvertimento sul suono di colpi di fucile da caccia. Erano circa le 19 quando il 39enne, che vive da solo in casa, è stato sopraffatto dal fracasso dei vetri mandati in frantumi da quattro colpi di fucile calibro 12. L'attentatore o gli attentatori sarebbero poi fuggiti, coperti dal buio, non è noto se a piedi o a bordo di qualche veicolo, e mistero fitto sull'agguato, per chiarire il quale sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Brindisi guidati dal capitano Cristiano Tomassini. I militari giunti sul posto hanno trovato anche quattro cartucce caricate a pallini sul posto. Resta ignoto al momento anche il movente. De Tommasi non avrebbe idea di chi e per quale motivo possa aver agito, mettendo a segno una minaccia a suon di pallottole. Sulla carta celibe di professione pescatore, la vittima è già nota alle forze dell'ordine per il suo fitto curriculum, che spazia dalla rapina al furto allo stalking. L'ultimo arresto in ordine di tempo risale al 16 marzo scorso, quando, per quanto detenuto ai domiciliari, aveva deciso di allacciarsi abusivamente ad un palo dell'Enel per rubare la corrente elettrica.